Benvenuti alla pre-release, alla nuovissima pre-release. E io vi mostrerò tutti i particolari di questa pre-release, o almeno spero tutti. Non si sa mai, l'uomo non è perfetto. Quindi, sì, qua c'è dei villici che sorvegliano le mie creazioni. Allora, ebbene, iniziamo dalla primissima novità della nuova pre-release, che sono gli hopper. Allora, gli hopper adesso hanno questo cono, questa specie di cono, l'immagine di questo cono, e appunto fanno da imbuto per materiali, per qualunque tipo di materiale che si può inserire nella cesta. Allora, che cazzo dico? Posso inserire tutto in una cesta? Va bene. Allora, vi faccio subito un esempio. Grazie agli hopper adesso si possono introdurre nelle ceste degli oggetti senza che noi dobbiamo introdurli di persona noi manualmente. Questo introduce, come potete vedere, una quantità di aggiunge, come posso dire, una svolta tecnologica in Minecraft, perché ci permetterà di fare tantissime nuove operazioni che ci semplificheranno la vita in Minecraft. Beh sì, ragazzi, perché la vita in Minecraft non è che sia un granché, cioè, non so se avete presente in single player quando incomincerà a fare materiali, salire, scendere, mettere materiali, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto dite che palle, spegnete il computer e arrivederci. Con questo sistema si potranno creare circuiti che ti permettono di inserire e trasportare a tuo piacimento, ovunque vuoi nella casa, anche in percentuale, ovviamente con dei meccanismi, grazie a questi hopper, tutti gli oggetti che volete nelle casse che volete, con un semplicissimo abbasso di leva. Perché, allora, è stata introdotta l'opzione della redstone applicata all'hopper. L'hopper, come vi ho detto, prende dalla cassa, come adesso vi mostro, prende i materiali dalla cassa e li mette appunto nell'hopper. Oppure viceversa, li aspira dall'hopper e li mette nella cassa. Allora, quindi qua ho fatto una cassa o per cassa, fate finta che ci sono molti più perché che fanno un bel circuito bello lungo, e io qui posso, attivando la redstone, come appunto è adesso attivata, inserire, mettiamo questa nether quartz, che è la prossima cosa che spiego, inserire materiali. Qui, come potete vedere, no, non scendono, non passano. E quindi non c'è nulla perché è attivata la redstone. Quando noi vogliamo trasferire il materiale, voilà, ecco che scorre, eccolo qui, blocchiamolo e lo troviamo ancora qui. Allora, dunque, quindi questi sono i hopper. Io qua ho fatto un'altra cosa molto simile. Una cosa simpatica, molto semplice e poco precisa, ma giusto per farvi notare l'efficienza di questi hopper, che grazie a questa opzione adesso possiamo creare veri sistemi autosufficienti, meccanizzati, che ci permettono di svolgere, diciamo, di sostituire la manualità. Quindi, quindi ci sarà un po' di. Nelle città dei server ci sarà un poco di disoccupazione, sì, diciamo così. Mannaggia la tecnologia. Allora, io adesso rompo le canne, perfetto, queste canne non cadono nemmeno. Come ho detto, il sistema non è ancora preciso. Basta aggiungere dell'acqua in più ed è sicuro al 100% che cadano nell'acqua. Sotto l'acqua ci sono questi hopper che aspirano, portano all'hopper centrale
l'hopper centrale a sua volta porta a questa cassa, dove poi, dove, come potete vedere, ci sono le canne che abbiamo appena distrutto. Appunto, alcune sono andate sui bordi perché il sistema non è preciso, però questo sta a voi risolvere il problema. Allora, so per darvi un'idea, ecco, perfetto, che coglione. Coglione, che sono? Ok, non mi ha distrutto niente. Bravo, bravo. Giusto per darvi un'idea. Oh, c'era un pipistrello. Oh, ho salvato un pipistrello. Ho salvato un pipistrello. Quanti ce ne sono? Cazzo. Oh mio Dio. Ok, ho appena inventato qui in diretta farm di pipistrelli. Come fare la farm di pipistrelli? Che poi non droppano nulla. Vabbè. Allora, li rinchiudiamo qua dentro, che tanto stanno bene al buio. Fanno tanti bei figlioli. Allora, passiamo di conseguenza a alcune opzioni che hanno introdotto diciamo, col mouse, grazie al mouse. Prendiamo questa bellissima terra, denominata fango, va bene, e cliccando con il tasto sinistro, tenendo cliccato col tasto sinistro, possiamo dividere dividere il materiale che otteniamo col mouse, e qua ci viene appunto anche il resto che è 0, quello che muoviamo, e se lo portiamo in un'altra casella si divide per le caselle che noi abbiamo, per cui noi abbiamo spostato l'oggetto. Quindi così lo dividiamo per 3 a sua volta. 18 diviso 3 fa 6, con il resto di 0, qua ancora per 3, diviso 4 che fa 4, con il resto di 2, e così via. Ta ta. Ok, quindi è davvero molto utile perché ci permette di essere molto più veloci ed efficienti nelle nostre costruzioni, che a volte risultano essere appunto molto pallose e lente. Quindi vi avverto che da ora in poi il gioco di Minecraft sarà molto più veloce e divertente. E questo appunto, questa playlist è fantastica e io ho deciso di mostrarvela. Un'altra opzione aggiuntiva, vediamo se anche le teste. Che bello. Lo posso chiamare testa di Giovanni. Bellissimo, potete nominare le teste anche in un modo tutto vostro. Così fate, questa è la testa di Lancillotto. Oh, per dire. Va bene, queste qua sono cose che non ci interessano più di tanto. Però potete nominare qualsiasi mob. Potete nominare qualsiasi mob. Adesso prendo il villico perché adesso vi mostro come funziona. Allora, metto il villico, lo chiamiamo Bob. Lo chiamiamo signor Bob. Signor Bob. E ce lo prendiamo. Allora, adesso potremmo far nascere tanti signor Bob. Allora, ad esempio, allora. Oh no, ho fatto nascere un figlio. Mannaggia. Qua è davvero pallosa questa. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, che cosa succede qui? Ah, le porte, ok. Le porte eccitano i villici, per chi non lo sapesse. È una cosa molto interessante. Appunto loro. Va bene, no, non faccio battute che non potrebbero piacervi. Questo è Alessandro, sono io, sì. Questo qua è Alessandro, al mio nome, e appunto voi potete nominare un qualunque villico con un nome che voi preferite, in modo tale da rendere più ricca una mappa avventura. E questo potete fare con tutti i mob e con particolari cambiamenti di opzioni grazie a dei programmi appositi. I nomi saranno anche visibili sopra il personaggio, come una persona multiplayer. In multiplayer. Dunque, adesso facciamo un signor. Ma dove vanno questi signor Bob? Signor Bob! Signor Bob! Vieni qua, signor Bob! Ecco qua il signor Bob che mi dà. Fai schifo, signor Bob, fai schifo. Che me ne faccio? Oh, altro signor Bob? Ah, già è meglio, già è meglio. Ok, questo è il fratello maggiore della famiglia Bob. Bene, bene. Bene, bene, bene. Allora, come prima vi ho mostrato il quarzo. Vi ho mostrato il quarzo come materiale
che è un materiale che in natura si trova così nel Nether. Adesso appunto, vedete come mi chiama il Nether? Adesso appunto ci entriamo così da mostrarvi dove è situato. Dove ci troveremo? Vengo da te, Satana! Io scherzo, ovviamente, non ve la prendete. Io non... Ecco, grazie. Fantastico il lag. Lo so, scusatemi. Ho un Windows di 20 anni. No, scherzo. Ok. A gara chi trova per primo il quarzo. Gli do 10 euro. Poi me lo scrivete nella chat, chi lo vede per primo. Se l'ho visto io. Io! Eccolo lì. L'ho visto prima io. L'ho visto prima io. Mi dovete 10 euro. Allora, ok, c'è un poco di lag. C'è un poco di lag. Tenterò di avvicinarmi. Lo potete vedere voi in lontananza di là. Ok, lo vedete? Là sopra, in alto? No, non lo vedete, mi avvicino. Ecco, vedete, c'è la lava che... Oh mio Dio, proprio quando passo. Cos'è? Ah, lo vedete lì, a fianco alla lava? Ok, mamma mia, me ne voglio andare da qui. Basta, Satana, hai vinto, hai vinto. Hai vinto. Ta-ta-ta. Ok, torniamo a casa, torniamo a casa. L'aria chiusa mi fa girare la testa, diciamo la verità, dai. Ok, c'è lo stellato. No, voi vi chiederete, prima cosa, leviamo sto portale. Oh, sto rumore, madonna mia. Allora, voi vi direte, questo schifo di materiale, come fa a fare questo bellissimo e lucido materiale paradisiaco, che d'altronde si prende dall'inferno, me lo sono chiesto anch'io. Allora sono andato a vedere come si crafta. Prima di tutto, rompendo questi blocchi, già si inizia ad avere un materiale bianco, che inizia a essere bianco. E quindi, questo è Nether Quartz. Iniziamo a craftare con Nether Quartz. Così si fa il blocco, adesso ve ne faccio un poco di più, utilizzando il metodo che divide, appunto, ok, che divide, guardate in che modo veloce l'ho fatto. Allora, adesso otteniamo i blocchi di quarzo. Con i blocchi di quarzo è possibile fare una serie di altri blocchi. Il blocco di quarzo, per chi non l'ha notato, è questo qua bianco, liscio, come, quasi simile al ferro. Allora, dunque, craftiamo un poco questo blocco di quarzo in un blocco un poco più complesso. Allora, prima di tutto si possono fare così le scale, come credo tutti sappiate, dai, funziona tutto, funziona come blocchi di pietra normale, di legna, ovviamente. Così si fanno i gradini tipo chiesa. E con i gradini tipo chiesa si fanno a sua volta un blocco ricamato di quarzo, una specie di... Vedete, con questo ricamo molto particolare che messo assieme si collega e forma una specie di labirinto di quarzo. Vedete? Ok, questo sarà molto utile per fare chiese e quant'altro. Mi dico quando incominceranno a introdurre i vetri colorati. Mi chiedo, sì. Un'altra cosa. Vabbè, adesso non è importanza. Un'altra cosa mi chiedo. Dovrebbero rendere più realistico l'ambiente circostante. Tipo, le nuvole che diventano nere e quindi cioè, oppure la nebbia, dai. Dovrebbero cercare di rendere più efficace l'ambiente atmosferico, più realistico. Allora, questo è il mio Zelda, il mio fantastico Zelda. Adesso mi metto pure la sp sua spada. Spada della Triforza. Wow, guardate che figo. Va bene. Allora, cosa vi stavo dicendo? Ah, sì, il quarzo. Facciamo subito con i quarz, con i gradini di quarzo, quindi si fanno questi blocchi lavorati. Con due invece blocchi, ricordate bene, blocchi di quarzo, si fanno i pilastri. E
ovviamente andrete a compensare, cioè qua spendete due gradini che sono la metà di un blocco e ve ne dà uno, qua utilizzate il doppio, quindi utilizzate due blocchi e ovviamente ve ne dà due, non è che andate a buttare un blocco così. E vi dà questi pilastri che servono poi a fare tipo templi e robe varie. Vedete? Belli, no? Vabbè, poi sta a voi decidere altre applicazioni. Io appunto ve ne farò. Ve ne mostrerò qualcuna. Ah, qua vi mostro Hopper e quarzo messi assieme. Qui c'è una mancanza. Adesso la copro subito. Ok. Allora, io ho riprodotto un bagno col quarzo, che ovviamente. Chissà in quanti l'avranno fatto. Io comunque vi dico che prendo spunto da un po' da Duke Paul, che per chi non lo conoscesse, ma credo lo conosciate, si iscriva al suo canale perché mi piace, è davvero bravo, è molto preciso, quindi se qualcosa non vi è chiara andate da lui. Qui, come potete ben intuire, ho fatto un lavello con il finestrino e il tappetino. Qui ho fatto una doccia. No, con la gomma con la gomma e qui scende l'acqua. Questa è la doccia con appunto la parete fatta a linee che scendono, come tipico delle docce appunto. Questa colonna ce l'ho messa così giusto per mettercela. Questo è il WC, il WC, e quindi gli hopper possono essere molto utili per creare davvero molte cose. Qui ci ho messo carta igienica perché attenzione, anche le casse possono essere rinominate. E carta igienica con la carta. E anche la carta io potrei rinominarla carta igienica. Questa cosa è fantastica. E dunque, passiamo, andiamo avanti. Direi che questo anche l'abbiamo saltato. E io prima di introdurre la redstone voglio spiegare un'altra cosa del Nether, che la pietra normale, adesso. La pietra normale, Netherrack, prendiamone un po', presa la pietra del Netherrack e cotta, abbiamo qualcosa che si possa cuocere, bastoncini, vai con i bastoncini, Netherrack, ecco qua, sapete che tantissime cose si possono cuocere, tra piante, legna, eccetera, però si bruciano molto velocemente. Allora, Netherrack, che ci dà il Netherbrick, mattoni di Netherrack. Ok, con questo mattone di Netherrack, poi facendo tipo blocchi di mattoni normali, facendo un blocco 4, 2x2, noi possiamo ottenere il tanto ricercato e scarso mattoni del Nether. Con questo poi noi possiamo fare poi le scale, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, come posso dire, molto più materiale del Nether a disposizione per costruire. Qui ho fatto un mini localino. Se vi piace, mettete mi piace al video con le teste di zombie che questo lo dovrei chiamare Party Monster. Con le piantine, come potete vedere, si possono mettere nel vaso anche i funghi. Sta sorgendo il sole e così via. Dunque, io direi che adesso è il momento di passare alla redstone. Yeah, la redstone, che la tematica più trattata di questo snapshot, che è davvero fantastica, introduce. No! Un attimo. Mannaggia, mannaggia. Oh, ma se c'è una mod che annulla le precipitazioni. Ah, è vero, è vero, è vero. Sono sempre davvero pronto a preparare. Io qui posso. Dove si trova? Dov'è che lei è? Dov'è che lei è? Dov'è che lei è?
resto del video. Dunque adesso passiamo finalmente alla redstone. È stato introdotto il blocco di redstone, come potete vedere, che appunto conduce elettricità. Come potete vedere conduce, vabbè, così non la prende, conduce elettricità in tutte le direzioni ed è pure trasportabile, si può muovere, ed è la prima redstone che si può spostare. E qui già si incominciano ad avere una gamma più vasta di utilizzi con la redstone. Poi c'è una cosa molto che ho visto dal Duke Paul, molto particolare, che davvero incrementa, cioè davvero mette, dà la possibilità dà la possibilità di fare circuiti molto, ma molto, non so come descriverli, circuiti di una precisione incredibile, perché con questo metodo, adesso vi faccio vedere, allora vi faccio rivedere, vedete che cosa succede? Allora, adesso inserisco la torcia di redstone, vedrete che quando appena il blocco tocca l'altro pistone, quello si attiva, così si fa una catena. Ogni pistone si sposta in una frazione di secondo, che non vi so dire quale. Ok, e dunque c'è un certo tempo. Quando io vado a levare la torcia di redstone, i pistoni perdono l'elettricità istantaneamente, tutti assieme, e nello stesso tempo si ritraggono, e quindi... Allora, dunque ragazzi, vi stavo dicendo, ho tagliato perché non avendo abbastanza memoria il video si è fermato. Va bene. Eravamo rimasti che qui la redstone si attivando la redstone ci metteva un po' di tempo e andava, poi quando si ritraeva era istantaneo, e quindi dicevo che grazie a questo utilizzo si può fare una cosa fenomenale. Sono circuiti istantanei, cioè che a grandissime distanze, infinite distanze, si può avere un effetto istantaneo. Adesso proverò a... Adesso ci provo anche... No, c'è qualcosa che non va. Va bene, non ve lo farò vedere una prossima volta. 1, 2. Intanto ve lo faccio vedere così. Come potete aver visto, ecco qua allora. Sono un genio. Come avete visto, si ritirano istantaneamente. Allora, andiamo avanti. Questi circuiti sono invece... questi qui invece sono circuiti, sono delle piastre di attivazione diverse da quelle solite. Appunto, questi qui, come potete notare, se ci saliamo sopra non si attivano. L'unico modo per poterli attivare è buttarci sopra il materiale. Perché non... Che fine ha fatto? Che cosa è successo?
Allora, ci buttiamo TNT. Che cosa succede? Allora, c'è un problema. Vediamo un po' cos'è. Ok. Come mai non si... Allora, proviamo così. No. Allora, come vedete, il primo blocco attiva subito un di redstone. Attiva subito la redstone adiacente. Adesso ci mettiamo il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Il quinto, come potete vedere, attiva il secondo. Quindi più o meno con l'aggiungere 4, 5. 5, più o meno ogni 5 dovrebbe attivare un'altra redstone. Adesso continuiamo. 7, 9. Ah, ok, sì, più o meno ogni 5. Ogni 5 attiva un nuovo. Aumenta la potenza di uno. Questo qua di pietra invece, ce ne buttiamo uno, attiva la prima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedete che ci vuole una quantità molto maggiore per far sì che si accenda l'altro filo di redstone. Noi continuiamo, siamo più o meno più di 30. Ecco qua, più o meno ce ne vogliono più di 40. No, ce ne vogliono quasi 40. No, più di... Vabbè, lasciamo stare, intorno a quella cifra. Per arrivare a 2, per arrivare a 15 ci vuole una quantità davvero grande di oggetti. Questa è l'unica differenza, oltre che possono essere utilizzati come oggetti decorativi. Allora, quindi così noi adesso iniziamo la redstone, iniziamo e continuiamo a parlare della redstone grazie a questo a parlare della redstone parliamo di questo specie di repeater a più entrate. Il ripeter di prima, come potete ricordare, aveva un'entrata dietro e una avanti. Questo ne ha due di lato. Allora, noi con questa torcia, noi grazie a questa torcia abbiamo la possibilità di... Allora, qui dà l'impulso... Dando l'impulso normale, il repeater fa sì che l'impulso prosegue normalmente, senza aumentare, senza riportare l'impulso a 15, a potenza 15, come fanno i normali repeater. Allora, dunque, appunto si chiama comparatore. Comparatore. Ok, questo comparatore non aggiunge. Non ritorna a 15 la potenza, ma aggiunge la potenza di 2. Aumenta la potenza di 2 a una potenza già fissata. Quindi, avendo due repeater qui, dovremmo avere in totale qua 19 di energia. Questo qua dovrebbe essere il 19° cubo, perché 2 più 2 di questi, più di questi, arrivi a 19. Allora, vediamo qual è l'altra funzione. L'altra funzione è che cliccando il tasto destro, la redstone adiacente va in funzione e la potenza maggiore e la potenza minore, la potenza maggiore viene sottratta alla potenza minore, che in questo caso dovrebbe essere 8. 8 meno 14, la potenza dovrebbe essere 6. Allora, la potenza dovrebbe essere appunto 6. Dunque, quindi possiamo fare lo stesso qui, in modo tale da creare diversi, diciamo, diverse potenze, diciamo, diverse energie. Se noi facciamo più combinazioni di questi comparatori, noi possiamo avere più combinazioni di tipi di energie diverse. Questo fa sì che può attivare
Questo fa sì che attivi più meccanismi con uno stesso circuito di redstone. E quindi questo comparatore, diciamo che riduce molto molti sistemi che risulterebbero altrimenti molto, molto più lunghi e difficili. Allora, questo è il primo passo verso la redstone, verso il fantastico miglioramento che questa release, pre-release, ha fatto per la redstone. Appunto quello lì è un'aggiunta che semplifica anche il mondo della redstone, non come molti pensano che lo rende più difficile, perché con quello si potranno rendere più piccoli circuiti che prima. Che vuoi? Oh, vediamo, non mi interessano asce, come puoi vedere qui non ci sono alberi. Addirittura indistruttibilità 2, ma sei di goccio, eh? Hai la testa battuta, mi sa, eh? Perché, cioè, se mi dassi qualche albero. Vabbè, ciao, 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 ciao. Eh sì, scusate, mi sono fatto così. Intanto parlo con coi villici. Io e i villici ci intendiamo molto. Allora, vi faccio vedere adesso le nuove applicazioni alle casse. Prima di tutto è stata aggiunta una nuova cassa, che è questa. Questo bordo leggermente più rosso, come potete notare. Oh mio Dio, quanti sono! Questo qua è altro che video, lo devo censurare questo video. Questi qua con le porte stanno a scopare. Non vorrei che fosse preso come un video porno e censurato. No, allora. Allora, a quanto pare gli piace il mio terrazzino. Va bene. Allora, vediamo un poco come funzionano. Allora, questa qui è la cassa normale, che con l'aggiunta di un comparatore dietro, può trasmettere impulsi di energia in base, come una bilancia, a quanti materiali ci sono dentro la cesta. Con questi materiali, cioè se riempiamo la cassa arriva a 15, quindi c'è una specie di percentuale in tutta la cassa. Quando noi andiamo a levare del materiale, vedete che si accorcia, cioè la potenza diminuisce, quindi si può fare un meccanismo contro chi ruba e vi vuole prendere, che ne so, che vi vuole lasciare senza soldi, e allora lì gli puoi concedere di prendere un diamante, due, ma se gli prendi troppi, se gli pigli uno stock di diamanti del tipo, si attiva la trappola e ciao ciao. Quindi, se volete fare proprio vabbè, adesso vi faccio vedere come funziona la chest trappola. A differenza di questa, anche questa qui si possono fare trappole. Però è un poco più difficile che ci abbocchi la persona, no? Invece questa cesta trappola, appena alzi il coperchio, dà un impulso di energia. Questo impulso di energia, adesso ve lo faccio vedere con la torcia, vedete che si accende. E questo impulso di energia, che arriva massimo a distanza di 1, può attivare una trappola a vostro piacere, cioè una trappola come quella che volete voi. Sta a voi decidere come far soffrire il ladro. A colpi di frecce, laghi di lava o gambe, diciamo gambe tramortite al suolo. Allora, direi che possiamo concludere anche questa parte, diciamo, della redstone. Adesso vi mostro invece. Ok, che è successo? Quella mucca si è presa la si è mangiata la redstone. Dopo la picchio. Allora,
Allora. Adesso vi mostro questo circuito. Questo circuito è un circuito da me creato per svolgere più o meno la stessa funzione che svolge adesso questo nuovo progetto che vi introdurrò. Questa cosa che ho creato serve a contare un certo tot di tempo per far sì che le torce si accendano quando è buio e si spengono quando è notte. Adesso non è attivato, appunto le torce sono accese di giorno, per far sì che nella città avvenga come un ciclo, no? Che le torce sono accese di notte e spente di giorno, come è normale che sia. Allora, quindi diciamo che questi pistoni spingono i cubi e, diciamo, con un tempo calcolato, quindi questo qua spinge questo blocco, che a sua volta questo spinge quest'altro, questo spinge quello, in modo tale che i blocchi girano, in modo tale che i blocchi girano. C'è una cosa particolare: i blocchi di lana non fanno passare l'energia, perché sono blocchi abbastanza solidi e quell'angolino non fa passare l'energia sotto. Mentre il blocco di vetro, che non è considerato del tutto solido, fa passare l'energia. Quindi facendo passare, quando arriva il blocco, quando arriva il vetro, l'energia passa, va direttamente all'altro circuito, ma viene interrotto dopo una frazione di secondo da questo pistone, che interrompe il segnale, e quindi si crea una piccola porzione di energia che va a fare lo stesso lavoro che è successo lì. Però qua succede che ogni giro di quello qua si muove di un cubetto, e quindi il tempo si allunga. Si potrebbe fare addirittura con tre, ma a me non serve. È così da creare un orologio. Dunque adesso ve lo faccio vedere, sempre se vi interessi, ma io, vabbè, faccio vedere perché a me interessa farvelo vedere. Come potete vedere, l'impulso arriva, muove i pistoni che a loro volta muovono i blocchi. Ok, tra poco arriva al vetro e vediamo tutto il processo. Ok, tra poco arriva il vetro. Oh. Ecco qua, il circuito passa, come vedete il pistone è sceso, ha interrotto il segnale. Qui il segnale è passato e ha spostato i blocchi. Quindi qua, mentre continua, vi spiego come funziona questo, che sarebbe come un assorbitore di luce, di energia, come un pannello solare, che assorbe l'energia e lo tramuta in corrente, in corrente per la redstone. Allora, così si crafta. Questo qui è l'oggetto. Così si crafta con appunto il quarzo e la legna sotto. E poi si posiziona sotto una fonte di luce solare. Come potete vedere, adesso il sole è abbastanza alto, l'energia è massima. Se io adesso vado a mettere un tempo più tardi, come ad esempio facciamo 7, facciamo ok. Ah, ok, forse ho fatto anche troppo tardi. Vabbè, come vedete l'energia qui è diminuita. Adesso l'energia solare è assente e quindi l'energia qui è nulla. Qua, essendo l'energia nulla, si attiva la redstone attivando le torce, quindi facendo sì che il villaggio si illumini la notte. Allora, qui continua, continua. Ah, qui intanto vedete, le torce sono spente, la lana è arrivata a destinazione, quindi possiamo anche interrompere il circuito. Allora. Ok, anche il pannello solare è stato spiegato. Comunque, anche se c'è giorno e voi lo chiudete in un angolo come questo, l'energia solare, cioè l'energia sarà minore perché la luce appunto arriva in minore intensità.
Quindi credo proprio debbo fare l'ultima mia spiegazione. L'ultima mia spiegazione, che è una fantastica novità per i più sfrenati e soprattutto anche per i Grieffer, che si potranno divertire con questo giochino, che, come si può dire, un vero spasso. Allora, vi mostro subito come funziona. Questo giochino sarebbe il carrello con la TNT. Il carrello con la TNT funziona in questo modo. È un normale carrello con la TNT, che passando su che se ci mettiamo vicino, appunto come lì una torcia di redstone, la TNT non si attiva, ma per attivarsi avrà appunto bisogno di questo nuovo blocco, questa nuova rail, che sarà craftabile in questo modo che voi vedete adesso, uguale, ok. Che attiverà la TNT che sta sopra, che poi andrà a esplodere in un arco di tempo. Allora, quindi noi fermiamo qui il tutto. Ok, qui si fermerà il carrello. Qui si fermerà il carrello e poi esploderà. Poi vi mostrerò la seconda, diciamo, opzione, la seconda caratteristica del carrello della TNT. Vedete, si è acceso e adesso boom. Ok, allora. Come avete visto, l'esplosione era come un'esplosione normale di TNT. Adesso vi mostro subito qual è la seconda caratteristica. La seconda caratteristica è il fatto che il carrello, arrivato in un punto vuoto dove non può proseguire, ma con una certa velocità esplode. Appunto adesso lo farò esplodere alla stessa distanza, che è questa. Sì, qua c'era quello, il blocco che lo fermava. Vi farò vedere come anche questi blocchi si distruggeranno, perché l'esplosione, quando il cartello appunto de deraglierà, quindi uscirà fuori dai binari, TNT esploderà all'istante e farà un'esplosione più grande, perché quello là ha deciso di morire. Farà appunto un'esplosione più grande. Aspetta, chi è? Non mi dire che il mio. Ok, non è. Non si chiama Alessandro. L'esplosione sarà molto più grande. E perché l'urto è molto più violento. Adesso lo proviamo. Ah, ok, avevo lasciato anche questo. Non so se lo sentite. È una cosa davvero molto strana. A quanto pare non lo sapevo, ma i binari. A quanto pare i binari danno il suono del carrello. Strano, non lo sapevo. Cioè, danno il suono della ferrovia. Va bene, ve lo faccio vedere un'altra. As good as you think I am. Now that we know for sure that 10 lies when they say no.